ADN Kronos. Sanremo Express, il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024 con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Ilaria Floris e anche oggi con Antonella Nesi ti portiamo a Sanremo. Oggi è giovedì 25 gennaio. Il festival si avvicina e, se è presto per scaldare i motori, non lo è però per fare una messa a punto su questa quinta edizione, l'ultima di Amadeus, in particolare su un cast così variegato e ampio. Sono infatti tanti quelli che osservano che molti dei nomi che fanno parte dei 30 big in realtà non siano poi così conosciuti al grande pubblico. Veramente le cose non stanno esattamente così. Oggi ne parlo con Marino Bartoletti, uno dei maggiori esperti del Festival di Sanremo in Italia, una passione che lo ha catturato da sempre, come tutti sanno, e che ha una memoria storica a dir poco incredibile. Intanto gli ho chiesto un commento sul cast di questa edizione proprio in quest'ottica e mi ha dato dei dati molto interessanti. Marino. Quello di Sanremo di quest'anno è un cast molto importante, direi assolutamente all'altezza del festival con cui in teoria Amadeus dovrebbe dare l'addio all'Ariston, anche se io sono abbastanza convinto che ci sia la possibilità che prosegua e quindi stabilisca il record assoluto di conduzioni consecutive, passando da 5 a 6 e quindi addirittura superando Mike Bongiorno e Pippo Baudo, che comunque ne hanno fatte molto di più complessivamente. Il cast è bello, importante, perché comunque a parte che ci sono 5 o 6 vincitori del passato, Diodato, Emma, Il Volo, Mahmood che ha vinto 2 volte, Ricchi e Poveri, e poi ci sono dei nomi notevoli, parliamo dei Negramaro, parliamo dei Colors, parliamo di quelli che ho già detto, parliamo di Rama, parliamo di Fiorella Mannoia, di Annalisa, e poi ci sono i giovani. Su 30 concorrenti ci sono 15 esordienti, alcuni non giovanissimi ma comunque in qualche modo assimilabili alla musica nuova, e parliamo comunque di gente come Gali, per dirne uno, o come Rose Villain. Insomma, mi sembra che sia impossibile che chiunque di noi non si riconosca in almeno 3 o 4 cantanti che sono in gara quest'anno, quindi probabilmente questo è il miglior cast che ha fatto Amadeus dei 5 che ha allestito. Non è la prima volta, peraltro, che il cast è così ampio, ci sono dei precedenti, no? Ancora più corposi. Non è il record, perché in un'occasione si arrivò a 36 concorrenti, in un'altra occasione addirittura a 48, quando c'erano i big, due tipi di nuove proposte. Forse se ne potevano scegliere e ammettere qualcuno di meno, però comunque è un buon segno che rappresenta il fatto di come Amadeus, come ha sempre detto, gli ospiti d'onore li metta in gara, e questa è una buonissima intenzione che, devo dire, avvalora il senso di questa sua fatica in questi anni. Questa è un'edizione in cui Amadeus si gioca tutto e corre da solo, nel vero senso della parola, dato che è di qualche settimana fa la notizia che ha rotto il sodalizio con il noto manager, no? Lucio Presta. Sinceramente, umanamente, mi dispiace di questo divorzio, perché sono due persone a cui sono ugualmente affezionato. Credo che a Lucio la cosa sia dispiaciuta, Amadeus avrà avuto i suoi buoni motivi per farlo, diciamo che è la prova, parlandone chirurgicamente, che si sente di volare da solo. Questa è una sensazione che possiamo condividere, perché io, con tutta sincerità, e Amadeus lo sa, non ero convintissimo che lui fosse in grado di condurre il Festival di Sanremo. Invece, sin dal primo, trasformando le sue possibili fragilità professionali in pregi, poi ha fatto cose veramente meravigliose, si è assolutamente impossessato della materia. Questa è un'annata in cui è particolarmente difficile fare dei pronostici, ma secondo te chi potrebbe vincere questo festival? C'è molta curiosità attorno ai Negramaro, sicuramente attorno a Loredana Bertè. Non credo che Fiorella Mannoia ci sia andata per nulla. Diodato meriterebbe un risarcimento dopo che nel 20 vinse e poi di fatto l'Italia chiuse. Il Volo è molto convinto dei suoi mezzi, un po' meno i critici, ma questo è già successo. I Colors e Annalisa sono in grado di catalizzare l'attenzione popolare, così come D'Argent D'Amico. Mi rendo conto che non ho risposto. Se devo dire un nome, dico Negramaro, ma ovviamente mi riservo, ripeto, di vederli sul palco questi ragazzi.
Ma è vero che scriverai un altro libro su Sanremo? Dopo ogni libro avevo sempre detto che non avrei fatto il seguito, stavolta invece il seguito lo faccio perché, ripeto, nel 2025 si celebra il 75ennale del festival, che è un numero veramente importante, e allora ho in animo di scrivere il Festival degli Dèi, immaginando questo grande festival non più all'Ariston ma appunto in paradiso, con tutti i grandi campioni della musica che ne sono stati protagonisti e che adesso non ci sono più, da Modugno a Mia Martini, da Lucio Dalla, Lucio Battisti, e vi lascio immaginare gli altri. E noi questo libro lo aspettiamo, grazie Marino. E tu che ci ascolti, se hai altre domande sul cast o sul festival in generale, scrivicele nei commenti. Sanremo Express è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adncronos.com.